Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Questa sera non è solo A Tavola con Silvia, ma è A Tavola con Noemi, perché questa è una ricetta di mia nuora, Ciao. che ovviamente non parlerà perché figurati, non si sa mai, e dopo c'ha paura e quindi lo faccio io per lei. Allora, andiamo ad Però elencare gli lo vogliamo dire che ingredienti. lei è la titolare del cucno. Esattamente, lei è la titolare del Cucno, è un sito di cucina dove ha diverse ricette fatte da lei, buonissime tra l'altro, andate a vederlo. In cucina, cioè siamo tutti in cucina in famiglia. Allora, gli ingredienti sono 300 g di farina 00, 180 g di latte. Questo è un latte parzialmente scremato, però voi potete usare anche quello intero se volete. Parlo di grammi, non di ml. 150 grammi di olio di semi di girasole o l'olio che più vi aggrada, o se volete potete cambiarlo in burro o margarina, fate come volete. La buccia di due lime, noi usiamo questi, ma potete mettere anche un limone grande. Io dico sempre le varianti perché un pizzico di sale. Un pezzettino di burro per ungere la teglia, che poi andremo ad ungere ed infarinare. Una bustina di lievito. 300, no, 250 grammi di zucchero. 50 andranno nelle chiare, 200 andranno nei tuorli. E le uova sono 4. 4 intere, medie. Andiamo a procedere. Intanto andiamo a montare le chiare a neve, ok? Aggiungendo, una volta montate un pochino, aggiungendo lo zucchero pian piano. E poi ci rivediamo qui su questi schermi. È una ricetta lunga? Beh, non è lunghissima, giusto il tempo di cottura e di preparazione, diciamo ci vorrà una quarantina di minuti. Anche un'ora mi dicono dalla regia, però mica parla, eh! Parla! Sì, quello Dice non è. ciao, ma Dice anche ciao! un'ora è più Un'ora difficile. più o meno, ok? Allora, a dopo. Come vedete, sono venute benissimo, montate a neve fermissima, sembra panna. Adesso tolgo le chiare e le metto dentro una ciotola. Eccola qui. Intanto seguite anche noi su Sembra asciugata Instagram. barba in realtà, più che panna, scusa amore. Seguiteci su Instagram, sempre video ricette insieme. E venite a vedere le foto di tutte le nostre creazioni. Dicevi? Dicevo che sembra una schiuma da barba in realtà, non Vero. panna. Adesso nella ciotola, tanto comunque ci abbiamo fatto le uova, andiamo a mettere il restante zucchero, cioè 200 grammi, e i 4 tuorli. Voilà. Di nuovo in planetaria facciamo lo zabaglione. A dopo. Ho messo il sale e il lievito dentro la farina. Non serve setacciarla perché adesso andremo a metterla direttamente in planetaria. Ok? Quindi sto mescolando le tre polveri. Polveri sottili sono. Sì, polveri sottili. Nel frattempo metto anche la buccia dei due lime. Non si vede niente. Eh certo, sta tutto attaccato sotto. Ma ci potrà essere passaggio? No, questo è per mica la mia. Quindi non si tocca. Quindi non sapremo se è buona oppure Ce lo dirà lei poi. no. Me ne farò dare un pezzo da lei io. Ok, io intanto continuo, ci rivediamo dopo. A questo punto mettiamo il latte e mettiamo un po' della farina con il lievito, il sale e il lime. Mando avanti la planetaria.
Poi metterò l'olio a filo. Per quanto tempo bisogna farla andare? Beh, fino a che non diventa bella cremosa. Quindi ci vediamo fra poco. Allora, abbiamo aggiunto il latte, abbiamo aggiunto anche tutta l'altra farina. Adesso andremo a mettere l'olio a filo, ok? Quindi ci Si può dire a rivediamo a filo? filo, piano piano. Come si fa per la maionese, si dice a filo. Poi ci rivediamo sul tavolo, così mettiamo le chiare. A dopo. Allora, eccoci qua. Adesso andiamo a recuperare dai bordi tutto l'impasto. Guardate che meraviglia. Grande Noemi che mi ha dato sta ricetta. Andrò a mettere a cucchiaiate le nostre chiare, facendo sempre il solito movimento dal basso verso l'alto. Deve essere inzufflato. Esatto. Così. Le chiare devono essere incorporate, ma non dobbiamo disturbarle troppo. Oh, io ho preparato questo. Adesso vi faccio vedere, ci ho messo il burro, ci ho messo anche della farina, adesso lo andrò a infarinare per bene in questo modo. Ovviamente questo impasto è di più che per questo stampo qui, quindi andrò a fare una sorta di piccole tortine. Ci vediamo dopo. Allora, intanto, scusate, andiamo ad ungere leggermente il nostro Ah, stampo di perché il silicone. resto dell'impasto lo fai qui. Sì. Praticamente. Vengono dei mini ciambelloni. Dei ciambellonini. Dei ciambellonini, mini. Imburrate bene perché io, ovviamente, perché io mi complico la Imburrate, vita. oliate bene. Oliate, imburrate, ungete, ecco. Dicevo, mi complico la vita perché se no, non so io, dovevo prendere quelli più complicati, cioè quelli più ghirigorati dentro, perché quelli semplici no. Abbiamo fatto le panna cotte, a Sì, proposito andatele a infatti. vedere ed è stato un'ira di Dio a tirarle fuori. Mamma mia, mamma mia. Con la mia poi delicatezza conosciuta da tutti. Le ha sbattute per terra. Ma no, non è vero. Però ho fatto fatica perché non sono, sono tutto fuorché delicata. Allora, dicevamo, adesso mettiamo una parte di impasto qui. Io direi che questo è più che sufficiente. Che mi dice lei? Sì. Mi dice sì? Ha detto sì, eh? Sì. Anche Il sì. Ha cucno ha detto detto sì. sì. Il cucno ha detto sì. E poi vado a prendere il cucchiaio della salsa, non quella che si balla, questo così è giusto giusto. Credo che un paio di cucchiai siano più che sufficienti. Sono pure troppi. Dici? Perché se qui, Sembra cioè, male che se vada questo fuori, arriva a tre eh? quarti e dovrebbe crescere, cresce anche quest'altro. Eh beh sì, eh. A rigor di logica. Ci vediamo dopo. Ah, dobbiamo infornarli a 180 gradi per circa 45 minuti. Forno statico. A A dopo. dopo. Eccoci qua, come vedete, guarda, non, è ancora calda, ho paura a far, ma è sofficissima. E questi sono i maffoncini. Guardate, guardate come sono mobili, mobili. Grazie a Noemi e alla sua ricetta. Niente. Presa dal cucno. Niente, niente, presa dal cucno. Che sembra una parolaccia detto così, però non lo è. Senti, proviamo Sì? a romperne uno così vediamo. Sì, scusate, nel frattempo io faccio confusione. Voilà.
Wow! Bellissimo! Eh? Morbido? Lo vuoi anche assaggiare per caso? Morbido? Buttati che prova è morbido! A unire pollice e indice per far vedere che è morbido! No! Assaggialo! Scusate, eh? Sì, no, ha problemi morbidissimi. E io ho detto che è morbidissimo. Mi devono credere sulla parola. Più che morbido, è soffice. È soffice. Sofficioso e buonissimo. Ecco, l'hanno assaggiato tutti, eh? Buono. Bravissimo, a tavola con Silvia. Ma e che brava Noemi. È Noemi più che altro. Io ho solo eseguito questa volta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, ciao a tutti. Ciao.